Dovrebbe rientrare domani pomeriggio a Val di Dentro la salma del bimbo di quasi 4 anni, ispirato all'ospedale di Bergamo nel primo pomeriggio di lunedì, a 2 giorni dal terribile incidente sulla neve che lo aveva visto coinvolto. Il piccolo, con il fratellino minore, stava percorrendo con il Bob il pendio innevato vicino alla baita di famiglia in Val Viola quando lo slittino, in maniera imprevedibile, sarebbe uscito dal tracciato battuto, deviando sulla neve ghiacciata e prendendo velocità sino a centrare il tronco di una pianta poco distante. Gravissime le lesioni riportate nell'incidente dal bimbo ricoverato all'ospedale di Bergamo, dove si è spento 24 ore dopo. L'autopsia, in un primo tempo fissata per questa mattina, è stata spostata a domani. Al termine dell'esame dovrebbe esserci il nulla osta ai funerali, col trasferimento del feretro a Semogo di Val di Dentro, dove la comunità si stringerà ai familiari straziati da questa atroce perdita.